Pensate che regione straordinaria è l'Emilia-Romagna, che è per me diventata una casa. Io sono una figlia adottiva di questa regione e che 15 anni, sono 15 anni che vivo in questa regione, 15 anni dopo mi consegna la responsabilità di essere la persona più votata nella storia delle elezioni regionali. Lo dico perché è parte del motivo per cui abbiamo vinto, secondo me, perché questa regione ha la straordinaria capacità di diventare casa per tanti. È una regione che non ti chiede mai da dove vieni, ma ti chiede che cosa puoi fare qui, cosa possiamo fare qui insieme. Per questo mi sembra, poi con questo cognome peraltro, che non è proprio facile da scrivere, quindi sono molto Ma da riconoscente di dove questo arriva questo risultato. cognome, Schlein? Papà americano. Questo cognome arriva da mio nonno che emigrò negli Stati Uniti da Leopoli, prima delle guerre, perdendo purtroppo il resto della famiglia rimasta a Leopoli durante gli orrori dell'Olocausto. Mio nonno arrivò sull'isola di Ellis Island, Schlei'en si chiamava, voi sapete che cambiavano i nomi per renderli più facili per gli americani ed è diventato Schlein. Mio padre è nato negli Stati Uniti e poi è tornato in Europa, ha conosciuto mia mamma, il resto è storia, quindi è un cognome con una bella storia. Ha visto Ferrara, il tema delle periferie che diceva anche Valeria Fedeli, ci sono alcune domande che la Lega ha intercettato e che però insomma bisogna dare risposte. In Emilia dove si vive molto bene e vi è più fuori dall'Emilia dove si vive parecchio peggio in tante regioni italiane, glielo posso assicurare. Il tema è assolutamente urgente e sono perfettamente d'accordo. Ci sono interi territori che si sentono abbandonati, che si sentono di non essere più padroni del proprio destino. Va fatto un lavoro molto serio, per cui questo risultato di Bonaccini, della coalizione tutta e di Emilia Romagna Coraggiosa ci consegna un'enorme responsabilità. Noi siamo molto felici che il nostro risultato di una lista nuova, con un simbolo nuovo, con 3 settimane di campagna effettiva, abbia avuto uno straordinario risultato in alcune città come a Bologna, dove abbiamo fatto il 9%. Ma siamo ancora più felici di essere andati bene nelle aree interne, nell'Appennino, perché abbiamo avuto molta attenzione a quei territori. Ci siamo andati con Fabrizio Barca, che ha lavorato moltissimo sulle aree interne, a parlare con le persone di come riavvicinare i servizi alle persone, la sanità, la mobilità. I diritti delle persone in questa regione non possono dipendere da quanto dista casa loro dal grande centro urbano nella Via Emilia, altrimenti si crea quel disagio che avete ben raccolto, ad esempio a Ferrara. A cui va data una risposta nuova, perché una domanda di sicurezza c'è in Emilia-Romagna, c'è in Italia e c'è Ecco, in allora Europa. È fermiamoci una un domanda di attimo. sicurezza sociale.